Poi ci torniamo, Mirko, resta con noi. Intanto accogliamo con molto piacere, con enorme grazie, Angelo Lorenzetti, che si sta collegando con noi. Credo sia in pullman da Verona per tornare Verso casa. verso Trento. Vediamo se riesce a collegarsi in questo momento. Eccolo qui. Ciao, Ciao sono in Angelo, pullman, sto buonasera. arrivando, magari dopo nell'arrivo ho No, ma. un attimino di incastramento, però per adesso ci siamo. Ma Ti vediamo. a noi il A noi pullman ci piace, piace esatto, moltissimo. piace. La. Poi, tra l'altro, sono anche un po' sorpreso, Angelo, perché ti ho visto sorridente quando mi immaginavo un angelo un po' buio, visto il risultato così così di Verona. Ma diciamo che insomma, sapevamo che era una partita difficile come tutte quelle Superlega. Poi dopo, anzi, temevo che per la settimana che avevamo fatto, che è stata un po' particolare, un inizio più difficile, invece penso che i ragazzi abbiano fatto forse il set più bello dell'anno. Poi qualcosa già ci è cambiato, che purtroppo abbiamo avuto questo infortunio di Sbertoli. Sperotto ha fatto il suo, però non è abituato all'improvviso a dover gestire una baraonda del genere, e questo ci ha portato un po' a incastrarci in attacco, dove fino adesso i ragazzi hanno fatto sempre molto bene. Oggi ci siamo incastrati perché insomma i tempi un pochettino non erano proprio quelli nostri. Verona ha utilizzato bene la battuta, cercando di sbagliare di meno e facendocelo giocare, quindi mi ha fatto più fatica, però posso rimproverare assolutamente niente ai ragazzi. E quindi insomma, non è che noi non dobbiamo vincere la regular season, non dobbiamo vincere tutte le partite. Sono anche questi momenti di crescita, ne abbiamo vissuto già con l'assenza di Micheletto, di Pot, che adesso ci tocca questa accoppiata lì e Sbertoli, Sbertoli, però Sbertoli. insomma, vediamo adesso, speriamo che soprattutto quella di Riccardo non sia una cosa lunghissima, perché con questo modulo che giochiamo, secondo me è efficace, lo ha dimostrato, però abbiamo avuto delle interruzioni e abbiamo ancora dei capitoli da studiare. Quindi i due ragazzi come stanno? Cioè, nel senso, sia Sbertoli che Lisinac, come. Sì, Ma non quello so. di Lisinac è un problema suo vecchio, che è tornato fuori in una settimana particolare per lui, quindi sappiamo che non possiamo accelerare, dobbiamo aspettare almeno una decina di giorni. Quella di Ok. Sbertoli invece domani farà, ha già fatto dei controlli, però bisogna fare delle cose più approfondite, perché si parla Certo. di un atleta, di un giocatore, quindi. A parte che non è mia competenza, ma non è giusto sbilanciarsi già adesso, perché domani vedremo il da farsi. Sicuro che quando è uscito il dito sembrava la coda di un maialino, tutto era Ok, murriccio. hai reso l'idea. Ecco. Senti, abbiamo detto che a noi ci piacciono i pullman, Sì. e quindi accogliamo un altro allenatore viaggiante in pullman, ed è Jacopo Cuttini. Lui sta rientrando invece verso Padova da quel di Civitanova. Ciao Jacopo, ben trovato. Ci ritorneremo Ci torniamo. sull'aspetto della battuta. Angelo, senti, è finito da poco il girone di andata. C'è una squadra che ti ha particolarmente colpito in questa Superlega? Innanzitutto mi scuso che sono entrato un po' da caffoncello, non ho fatto gli auguri a nessuno, e quindi No. prima di tutto voglio fare gli auguri a voi e a tutti Grazie. coloro che ci ascoltano. Grazie. Ma sorpreso, io dico che non è sempre facile, perché fai un complimento uno, magari dopo, Esatto. però io credo che Civitanova mai come quest'anno stia sviluppando gli anticorpi utili per fare un gran finale di stagione, perché quello che è capitato loro è vero che è una squadra forte, con un roster completo, però non è cosa da poco, e sono lì in cima alla classifica, ma soprattutto con uno stile che forse Civitanova nelle difficoltà non ha mai avuto, no? E penso che
alla fine, quando i ragazzi torneranno, tutti o quasi tutti, questa sofferenza e questa resilienza ci saranno molto utili per i finali stagione. Da quando a maggio abbiamo dovuto fare la Revolution. Ad a maggio addirittura? Perché insomma avevamo tre giocatori cartellinati con noi, di cui due molti giovani, molto giovani, e credo che per Trento, al di là insomma di quella che può essere la mia esperienza futura, però non è che la storia nel volley finisce in questo campionato, e si è messo sotto contratto dei giocatori. Il compito primario mio era quello di farli crescere durante questa stagione, per poi dopo magari vedere in futuro altre scelte, però non era il caso di dover ritardare la crescita di Daniele, di Alessandro. Certo. E quindi ho scelto... Altra curiosità, è evidente che giocando con tre schiacciatori così abili hai dei vantaggi sulla ricezione, ma qual è il punto, lo faccio così, da opposto, qual è la cosa peggiore tecnicamente nel non schierare un giocatore che abbia quel ruolo fisso? Scusami, cos'è? La domanda era, conosco un po' i vantaggi di avere giocato con tre schiacciatori, quindi maggior ricezione, più intercambiabilità, però da opposto ti chiedo qual è il problema più grande di giocare senza poter contare sull'opposto classico, in questo caso che tu avresti Pinali o qualcuno per lui. Ma il problema più grande è che è un modulo diverso, che quindi bisogna sviluppare delle cose che noi stiamo un pochettino ritardando a sviluppare, anche se ad esempio oggi secondo me si era visto, si è intravisto il primo set, il lavoro che stavamo facendo, e secondo me eravamo sulla buona strada. Adesso dobbiamo un attimino rifermarci, poi vediamo di ripartire. Però per quella che è stata la mia esperienza in generale, o tu hai l'opposto opposto, oppure è meglio puntare sul modulo dove tu sai che non ce l'hai e devi fare un gioco diverso. Okay. Noi eravamo nella situazione di aver cambiato un grandissimo posto come Nimir, e quindi insomma ho parlato con il Pinali spiegandogli quale sarebbe stata la situazione. Oggi ho fatto un buon tie break, però questa formula qua ti garantisce non solo la ricezione, secondo me, dove ancora facciamo fatica sulla ricezione a 4, però garantisce innanzitutto un attacco da due forse più incisivo degli opposti, perché l'attaccante arriva sempre con la rincorsa, mentre gli opposti molti non sanno fare le transizioni di cambi palla e si incassano tutti da prima linea. Mi sono anche staccato di insegnarle. E invece lì i ragazzi arrivano con la loro consueta rincorsa e sono abili. E poi sviluppano, cioè un maggior volume di gioco, perché comunque aggiungi non solo un bug in ricezione, ma un controllo di palla migliore rispetto a quello, certo, che di solito hanno gli opposti. Angelo, uno dei giovani nell'occhio del ciclone in maniera positiva è uno dei tuoi, è Micheletto, tutti lo vogliono, è ovunque, tutti lo cercano, anche Yurike, che abbiamo visto giocare a palla. Noi aspettiamo a chiamarlo, infatti un po' troppo. Senti, tu che sei un allenatore che punta molto anche alla relazione, alla comunicazione con i giocatori, come sta vivendo Micheletto questa fase incredibile della sua vita? Ma come dico sempre, lui innanzitutto è supportato da una famiglia che certi valori insomma già gliel'ha inculcati. È chiaro che però comunque questa è un'esperienza particolare, perché da quest'estate il mondo gli sta girando attorno, e come sempre le cose insomma... bisogna, per impararle bisogna giocarle, no? E lui lo sta facendo. Vedo che spesso è impegnato nelle cose. Io sono dell'idea, mi ricordo che quando sono venuto a Trento con Simone, che le cose non bisogna nascondergliele.
a questi ragazzi, perché la vita è questa per loro. Bisogna, se loro accettano, vedere se, se abbiamo l'abilità di dare dei feedback giusti per far convivere tutto in quello che deve essere però la cosa primaria, quella di essere e diventare un giocatore di eccellenza. Tu, Ciao, cosa ciao hai? Angelo. Ah, è vero, c'è la domanda anche di Emanuele Boveri. È Se vero. sarà questo il modulo per tutto il resto del campionato? Risposta yes or not? O Sì. forse sì. Sì. No, la domanda era questa. Tu hai a che fare con Kaczynski, un mostro di esperienza, di abilità, e con Micheletto, che è il giovane. Quindi l'esperienza fatta persona e la gioventù con le sue forze. Riescono a dialogare tranquillamente loro o a volte è complicato trovare un linguaggio condiviso? Io devo dire che Matteo lo conosco adesso, ma è la conoscenza di una persona, oltre che di un giocatore, straordinario. Straordinario. Dove la gentilezza la fa la padrona, il sapersi anche prendere po non troppo sul serio, è un qualcosa che. Ho allenato tanti grandi giocatori, non è proprio di proprietà di questi dei grandi giocatori, invece lui ce l'ha e questo gli ha dato modo subito di farsi apprezzare dai ragazzi. Quindi da questo punto di vista qui, questa stagione è veramente un'esperienza bella. Ero curioso, io il primo giorno che l'ho visto, insomma, gli ho detto, insomma, che da questo rapporto io volevo ricavare qualcosa, oltre che magari lui, ma in primis volevo ricavare qualcosa e sto ricavando molto perché, ti ripeto, sto trovando un giocatore che poi non è proprio dentro la pallavolo, il mondo della pallavolo, e questo lo aiuta proprio a rimanere con il suo stile gentile di un'attenzione verso le persone tutte incredibile. E poi anche questa capacità ogni tanto di ridere di se stesso, no? Ma ogni tanto anche della sua età e di qualche movimento che a volte non viene bene perché è appesantito dei pesi, che è un qualcosa che onestamente ho visto da pochi grandi giocatori e questo è un ulteriore apprendimento da parte, per me. Grande, Una bellissima grande descrizione. Roberto. Grande, grazie per il coso. Grazie Angelo. Quindi Micheletto e Kaczynski dialogano Sì, tranquillamente. direi di Grazie sì. Grazie Kaczynski. Grazie Angelo. Angelo. Buon Grazie a voi, ciao anno, buona Jacopo, ciao giornata. Mirko e tanti Ciao, auguri buona ancora. serata, ciao Angelo. Grazie, Ciao a grazie tutti. anche a te. Ciao, Ciao tanti Angelo. auguri.